Due delle più belle sorprese del campionato di eccellenza che però hanno subito un rallentamento drastico nelle ultime settimane. Perciò oggi c'è bisogno di punti dallo stadio La Guardiana di Lastrassigna, l'Astrigiana Porta Romana. Due delle squadre, delle storie più belle di questo campionato si affrontano. È ancora uno scontro di alta classifica, ma chiaramente non devono rallentare il passo. Porta Romana reduce dal pareggio 2-2 interno contro le Badesse. Cade invece la Lastrigiana a Prato contro la Zenit Audax alla ricerca bisognosa di punti in un 2020 dove ancora non ha mai vinto. Buon pomeriggio dallo stadio La Guardiana, Lorenzo Agostini in telecronaca, saluto accanto a me Simone Cola, ciao buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. In regia Rolando Beccheroni per questa sfida, chiaramente subito in altissima classifica, Badesse prima con 35 punti, attardata di sole tre lunghezze, la squadra di Stefano Lacchi che torna in panchina dopo le due giornate di squalifica, ma ci saranno tante polemiche dal punto di vista proprio disciplinare per quanto riguarda il Porta Romana, che in settimana ha fatto anche ricorso per quanto riguarda la squalifica relativa a Matteo Spinelli, difensore centrale, squalifica fino a fine maggio per il numero 5 del Porta Romana. Tre gli squalificati in questa sfida dopo che ha finito in 8 nella gara contro le Badesse. Andiamo a leggere la formazione quindi per quanto riguarda il Porta Romana di Stefano Lacchi, si è dovuto un po' reinventare l'11 qui alla Guardiana di Lastrassigna e quindi c'è Morandi tra i pali, ci sono Scirri e Galasso sugli esterni, c'è Lorenzo Matteo con Marco Giachi e poi Aragoni, ora vedremo la sua, il suo posizionamento probabilmente a centrocampo più arretrato rispetto a come gioca di solito. Accanto a lui agiranno Mazzanti e Vanni con Vecchi che torna dal primo minuto tra Centrone e Mazzoni. Per quanto riguarda invece la Lastrigiana, Matteo Muscas, ci sarà un bello scontro, sfida nella sfida tra i due ex Audax Rufina, Muscas da una parte, Mazzoni dall'altra, Banchelli e Corradi con Lenzini, Calonaci, Biondi, Bellini, Terzani e poi Pagnotta, chiaramente tra Rosi e Caggianese. Attenzione a Loris Pagnotta, il numero 9 della Lastrigiana, per ora 8 i gol segnati da lui in questo campionato con tanta storia alle spalle, prevalentemente in Serie D. Adesso il possesso è per il Porta Romana che attacca da destra a sinistra in maglia nera classica, invece maglia rosso bianco rossa per la Lastrigiana. Come detto Simone, due belle sorprese e due belle storie in questo campionato, è una partita che parla da sola. Sì, appunto, vedremo come andrà, ma sì, sicuramente entrambi hanno, giustamente come hai detto te, bisogno di vincere, di svoltare un po' un inizio di anno che comunque non è stato tanto felice, di restare agganciate alle alte posizioni della classifica. Eh sì, hai detto bene Simone, settimana scorsa 2-2 tra Porta Romana e Badesse, con un Porta Romana che in realtà ha pareggiato, ha segnato il gol del 2-2 sul calcio di rigore con Mazzoni quando il Porta Romana era ancora in 10 uomini, poi si è trovata a difendere in 8 contro 11. Nettamente invece più opaca la prestazione della Lastrigiana, 2-0 in casa della Zenit Audax, squadra comunque quotata che però vive un momento non proprio di grandissima forma. La Lastrigiana reduce da un solo punto nelle ultime 5 partite, 4 sconfitte, ha aperto non benissimo questa striscia nel 2020, ma attenzione a Caggianese che perde il grip col terreno, poi va nel mezzo, libera la difesa della Porta Romana con Marco Giachi che oggi prende proprio il posto di Spinelli. Sì, sarà interessante anche vedere come avranno avviato in fase difensiva appunto alle assenze, questo potrebbe essere determinante. Eh sì, infatti hai detto bene Simone, tra l'altro in settimana proprio lo stesso mister Stefano Lacchi ha detto non sono preoccupato perché comunque è una squadra che mi viene dietro, che ha tante alternative anche come profondità della rosa e questo sicuramente è un'arma in più per Lacchi, però chiaramente oggi mancherà un pilastro come Spinelli, non sappiamo ancora per quanto tempo visto che dal giudice sportivo la squalifica è fino al 20 maggio, poi chiaramente la società ha fatto ricorso, ora vedremo insomma se verrà accolto il ricorso da parte della federazione calcistica della Lega Nazionale Diretta, il comitato toscano. Poi però mancano chiaramente anche Carlo Alberto Caschetto che ha delle geometrie a centrocampo di non poco conto e poi manca anche uno dei due gemelli Matteo, Giacomo Matteo, che sull'esterno chiaramente poteva dare tanta fluidità sia difensiva che offensiva. Punizione adesso per la Lastrigiana quando siamo arrivati alla quinta di questo primo tempo. Da quella posizione chiaramente ci sono tutti gli estremi anche per andare direttamente in porta, anche se le distanze non sono poi così ravvicinate. È vero che la Guardiana è un terreno
non proprio largo come dimensioni. Vedete che praticamente il calcio di punizione è sulla tre quarti, però siamo veramente, Simone, molto vicino al centrocampo. Sì, anche se probabilmente... Tanto seguiamo questa conclusione. Mi ero lasciato andare un pronostico su... Pensavi che sarebbe andato nel mezzo, che non avrebbe tentato la conclusione. E invece è andato dritto in porta, palla che però termina larga. Primo squillo dopo 5 minuti con il calcio di punizione dalla tre quarti. La Stregiana subito in avanti, ci ha provato il numero 5 Andrea Calonaci, arrivato in estate dal Castel Fiorentino. Altro giocatore di un calciomercato, quello estivo della Lastrigiana, veramente molto molto fermentato, diciamo così, tanti movimenti sia in estate ma anche a dicembre. Nel frattempo qua Aragoni toccato duro e quindi punizione per il porta romana. Sì, la Lastrigiana mi pare aver preso iniziato diciamo un pochino meglio questi primi 5 minuti, se vogliamo. Ha iniziato forse sì con probabilmente più concentrazione, un piglio maggiore, una Lastrigiana che, lo ricordiamo, con 28 gol segnati è il secondo migliore attacco di questo campionato, dietro soltanto ad una squadra con un peso offensivo chiaramente di un'altra categoria come le Badesse. 33 i gol segnati fino a questo momento. Adesso verifichiamo le condizioni di Aragoni, che non era al top della forma nella gara contro le Badesse, poi nel tentativo di andare a pareggiare Lacchi lo ha buttato dentro nella mischia negli ultimi minuti, con lui anche Vecchi. Oggi tornano dal primo minuto sia Aragoni che Vecchi, chiaramente anche per costrizione di Rosa. Dal centrocampo in avanti infatti il porta romana è abbastanza corto in questo momento, comunque si rialza senza troppi problemi, si riparte con il calcio di punizione per il porta romana. Tracciante molto profondo, però disposta la difesa della Lastrigiana, prova a ricostruire sempre sulla destra, in questo caso con centrone il porta romana, classe 2000, anche lui uno dei prodotti interessanti della Juniores arancionera. Neri centrone, giocatore oggi chiaramente manca Caschetto, si prende la 10, una maglia pesante la sua, visto che Caschetto fino a questo momento è stato senza dubbio uno dei migliori della stagione del porta romana, reduce una stagione meravigliosa con il Grassina, con cui ha vinto il campionato di eccellenza, poi ha preferito rimanere in categoria provando a bissare o comunque andandoci vicino con il porta romana. Punizione adesso per la Lastrigiana, se ne sono andati i primi 7 minuti, fino a questo momento partita promettente ma non su altissimi ritmi, Simone. Sì, come abbiamo detto la Lastrigiana è sembrata partita un pochino più convinta, un pochino più determinata, però in generale fa anche abbastanza caldo considerando, sì, la stagione. Si gioca in un clima prettamente primaverile, quindi forse anche dosare un po' questo, sì, le energie. Questo probabilmente, insomma, ci sarà anche da capire come arriveranno specialmente al rush finale le due squadre. Nel frattempo qua innescato sulla destra Bellini, può andare a puntare l'area di rigore, cerca una traiettoria a metà tra un tiro ed un cross e calcio d'angolo per la Lastrigiana, che quando va in profondità è sempre molto pericolosa, come in questo caso, e quindi primo corner della partita con la Lastrigiana, che prova adesso da destra. Chiaramente sale Pagnotta, sale anche Biondi, c'è Calonaci, tutti i saltatori in area per provare a dare una mano. C'è adesso l'arbitro, deve andare a dire qualcosa, chiarire verbalmente tra Calonaci e il suo diretto marcatore. Classici blocchi in area di rigore, tanta confusione all'altezza del dischetto, parte il cross sul primo palo, libera la difesa della porta romana, ma ancora la Stregiana prova a dare la carica con Banchelli, palla nel mezzo, libera definitivamente il porta romana, poi uno strano campanile, ancora i padroni di casa, palla servita sulla destra dove c'è in questo caso Bellini, posizione irregolare però della numero 7 della Lastrigiana, e quindi si riparte con il possesso per il porta romana, 9 sul cronometro. Come detto, sì, però una Lastrigiana forse più concreta, anche perché, lo ricordiamo, ha bisogno inevitabilmente di punti, manca la vittoria in questo 2020, in questo avvio di 2020 alla squadra di Stefano Calderini, alla ricerca chiaramente dei tre punti. Vecchi prova a tenere questo pallone, lo lavora, poi spunta in questo caso Matteo Mazzoni, e sarà una bella sfida nella sfida quella tra l'11 del porta romana e l'1 della Lastrigiana. I due erano compagni di squadra all'Audax Rufina l'anno scorso, in realtà stagione non esaltante per l'Audax, ha concluso con una salvezza tranquilla, però
due anni prima e tre anni prima per la Dax Rufina, due stagioni dove ha sfiorato la promozione in eccellenza, e la cosa ancora più galvanizzante è che l'ha sfiorata nel testa a testa nel derby infinito con il Pontassieve, che ha richiamato in quegli anni veramente tantissimi spettatori sia a Rufina che a Pontassieve per un derby infuocato. Chiaramente sarà una bella sfida nella sfida, Simone, quella tra Mazzoni e Muscas. Sì, ora Porta Romana sembra aver preso l'iniziativa. Sì, in questo caso ci ha provato con Vecchi, classe 98, che riesce a guadagnare questo calcio di punizione. Chiaramente però sono due squadre che là davanti hanno del peso offensivo da vendere. Sì, appunto, diciamo che il gol ce dobbiamo aspettare, insomma. Adesso punizione per il Porta Romana, sul pallone c'è Matteo Mazzoni, che sul rigore ha riacciuffato la gara contro le Badesse, andando a puntellare sul 2-2 la gara di settimana scorsa. Parte Mazzone, traiettoria arcuata sul primo palo, ci prova Vecchi, Muscas centrale, riesce a bloccare questo pallone dopo 10 minuti, anzi 11, arriva però anche il primo squillo del Porta Romana con la punizione di Mazzoni per Vecchi. Però ha parato Muscas. Tra l'altro all'andata tra la Stresiana e Porta Romana alle due strade finì 3-0 con forse la prestazione più brutta fino a questo momento in stagione per il Porta Romana e una delle più belle della Lastrigiana, però da quel momento c'è stata la svolta per la squadra di Stefano Lacchi, che dopo la sconfitta interna proprio con la Lastrigiana ha iniziato un filotto, 4 vittorie consecutive, 10 risultati utili consecutivi, che poi hanno portato la squadra di Lacchi fino a diventare campione d'inverno, per poi arrivare ad una breve flessione nel corso delle ultime settimane. Come detto, due squadre alla ricerca di tre punti oggi per mantenere la corsa in alta quota. Altra punizione, in questo caso c'è centrone con il destro. Parte la palla attesa al centro dell'area di rigore, libera la difesa della Lastrigiana, però non c'è nessuno pronto a cogliere la ripartenza, e allora si riparte da Cirri, oggi schierato come terzino destro, lui che di solito gioca a sinistra, il suo posto è preso da Galasso, che va in verticale a cercare come al solito le punte. Ancora centrone, toccato da Pagnotta da dietro, centrone resiste alla carica, non c'è fallo e quindi riparte la Lastrigiana proprio con Pagnotta, che prova ad allargare sulla destra, dal respiro, ma la traiettoria è bloccata. E poi alla fine punizione per la Lastrigiana, partita fino a questo momento bella combattuta anche a livello di contrasti, diciamo, combattuta a centrocampo forse. Sì. Ti aspettavi un avvio del genere, Simone? Sì, perché entrambe le squadre, come hai detto giustamente te, hanno bisogno di invertire questo trend negativo delle ultime settimane, quindi comunque è una partita molto importante, non soltanto per i punti in palio, ma anche per quello che poi sarà psicologicamente il proseguo della stagione. Chiaro che vincere oggi aiuterebbe molto anche per le prossime partite, e perdere allo stesso tempo allungherebbe il trend. Chiaramente, tra l'altro tra 7 giorni la Lastrigiana sarà di scena sempre in casa per ospitare la Fortis Juventus, squadra che si è ripresa, è in ripresa in lotta per la salvezza, mentre per il Porta Romana c'è la trasferta in casa del Valdarno. Insomma, sono una partita molto molto interessante. Nel frattempo attenzione, perché è rimasto a terra un giocatore della Stresiana. In campo adesso stanno cercando di far entrare gli elementi della, diciamo, i sanitari, quindi probabilmente è qualcosa di neanche troppo, insomma, neanche troppo leggero. Ora staremo a vedere. Comunque è rimasta a terra in uno scontro di gioco, ora riusciremo a capire tra poco chi è rimasto contuso. Stefano Terzani, il numero 8 se non sbaglio della Lastrigiana, sì, che era rimasto a terra per un colpo
nella propria metà campo, poi adesso sta uscendo con elementi della misericordia, speriamo non sia nulla di particolare, però è costretto al cambio Terzani. E quindi dopo un quarto d'ora, prima sostituzione per la Lastrigiana, forzata chiaramente, esce Terzani, una delle bandiere di questa Lastrigiana, ed entra Iari Cordioli, giocatore che tra l'altro ha già fatto la storia, nonostante sia giovanissimo, ha già fatto la storia con la Lastrigiana, campione italiano con la Juniores della Lastrigiana, proprio sul campo del Porta Romana alle Due Strade nella finale contro il Tor di Quinto, i romani del Tor di Quinto. Si riprende a giocare, quindi, e questa è già una tegola, perché comunque un giocatore rappresentativo come Terzani che lascia lì a centrocampo può definire alcuni aspetti della partita, Simone. Beh sì, anche se Cordioli sembra comunque un giocatore che potrebbe comunque dare il suo contributo, però è chiaro che non è una cosa da poco. Riparte sulla destra, o quantomeno ci prova il Porta Romana con Cirri, subito bloccato però sul corridoio, e quindi prova a ridisporsi la squadra di casa. Toccato dura a centrocampo e quindi punizione per la squadra di Calderini, che l'anno scorso era proprio sulla panchina del Porta Romana, riuscendo a portare la squadra arancionera alla salvezza, una salvezza concreta dopo una girone d'andata in cui il Porta Romana ha rischiato fortemente la retrocessione. Parte il cross sul primo palo, anticipato Pagnotta, ed è un bellissimo movimento quello di Cirri, perché Pagnotta era pronto per andare alla girata. Qua ha fatto un gran lavoro Cirri. Sì, ma infatti la Lastrigiana è ripartita un po' da dove si era fermata. Eh sì, sempre su quegli standard molto alti. Calcio d'angolo adesso per la Lastrigiana, quando siamo entrati nel minuto 17 di questo primo tempo. Sul pallone va Loris Pagnotta, il capitano, palla molto arcuata in due tempi, riesce a recuperare il pallone di Iori Morandi. Pagnotta e Morandi, due giocatori chiaramente di grandissima esperienza. Morandi viene dalle giovanili del Prato, Pagnotta anche lui ha giocato con la maglia del Prato. Loris Pagnotta è stato classe 92, ha giocato anche il torneo di Viareggio con il Prato da titolare, riuscendo anche a segnare un gol in quella fase a gironi. Tra l'altro nel girone del Prato, in quel torneo di Viareggio nel 2011, c'era anche l'Inter, un Inter di grandissime firme, perché uno di quei giocatori era per esempio Biraghi, adesso titolare proprio nella prima squadra nerazzurra. Nel frattempo ancora la Lastrigiana, sempre sulla destra, provata a sfilare come al solito con Leonardo Bellini. Alla fine il possesso è sempre per i biancorossi, riceve corto e poi restituisce in questo caso Rosi, poi il cross nel mezzo, palla che attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore, altro rischio per la difesa del Porta Romana. Qua al 18esimo il cross di Rosi. La Lastrigiana è andata vicina anche in questo caso a quello che sarebbe stato il vantaggio. Morandi va a lungo a cercare Vecchi, che però perde il testa a testa con Corradi, e quindi altra chance, rimessa con le mani adesso per il Porta Romana, in questo caso con Galasso che torna titolare, il numero 3 del Porta Romana. Non ha sbocchi però e quindi deve andare prevalentemente davanti, sempre con Vecchi, che però va fallosamente. Alessandro Vecchi, partito dalla panchina nella gara contro le Badesse, proprio tra l'altro in una trasferta qua vicino a Signa, è rimasto contuso in un infortunio dopo appena una settimana dal suo rientro dopo un ulteriore infortunio. Insomma, stagione direi alquanto travagliata in quest'anno per Alessandro Vecchi, che già l'anno scorso aveva dovuto fare la lotta insomma con alcuni acciacchi fisici. È mancato in questo avvio di campionato sicuramente Alessandro Vecchi, nonostante il Porta Romana abbia fatto finora veramente grandissime cose in campionato, però Vecchi chiaramente là davanti è quella spinta offensiva, quel peso in attacco che fino a questo momento un po' è mancato alla squadra di Stefano Lacchi. Oggi però lo mette dal primo minuto, quindi probabilmente, se non dico ha recuperato appieno, però comunque probabilmente recuperato diciamo in buone condizioni Vecchi. Sì, stavo notando che il gioco è molto spezzettato da tutto il centrocampo, come dicevi te,
non mancano, diciamo, aggressività da una parte e dall'altra nei contrasti, nel pressing. Bisogna vedere quanto le squadre riusciranno a mantenere questo ritmo. C'è molta lotta, sì, in una zona del campo lì in mediana dove oggi sì, ci sono anche tante assenze, tra l'altro, sia per il porto romano ma anche per l'Astrigiana. Prova a tenere il pallone in questo caso Riccardo Vanni, che però non riesce ad arrivare a mantenere il possesso e quindi riparte sempre dal basso, senza pressione, con strategia la squadra di Calderini. Pallone sulla sinistra, ci può essere lo spunto in questo caso per Caggianese, che deve puntare il diretto avversario. Ancora Caggianese, va sul fondo, arriva al cross, la palla però non è sporcata e quindi rinvio dal fondo per il porta romana. Attenzione però anche a Mattia Caggianese, secondo miglior marcatore della Lastrigiana, è arrivato in estate dalla Malesese Dobbianese, dove ha fatto veramente la storia con la squadra pratese e poi l'approdo alla Strassigna in estate. Centrocampo, ancora la gestione per Aragoni, che stavolta va da Cirri, che si prende il fondo, c'è la sovrapposizione, preferisce andare nel mezzo e poi Bellini opta per, senza rischiare, andare in angolo perché stava sfilando sul secondo palo. Mazzoni pronto per il tap-in, qua è stato intelligente Bellini perché senza rischiare è andato al calcio d'angolo, ma adesso corner per il porta romana quando siamo al 21esimo di questo primo tempo. Sì, comunque è una gara molto equilibrata fino adesso. Parte il cross sul secondo palo, il colpo di testa e poi ancora Muscas si trova il pallone centrale, riesce a bloccare, altro brivido però per la difesa della Lastrigiana sull'angolo al 21esimo. Cordioli, eccolo qua, Iari Cordioli a centrocampo ormai da diversi anni nel giro della prima squadra della Lastrigiana. Come detto, lui ha giocato con la Juniores della Lastrigiana, quella bellissima cavalcata era la stagione 2017-2018, questa è la sua seconda stagione consecutiva da in pieno carico, a pieno carico, diciamo, nel calcio dei grandi. Un altro giocatore che ha fatto la storia di quella Lastrigiana Juniores è Niccolò Del Pela, oggi però in panchina con la maglia numero 19, pronto a subentrare per quanto riguarda la squadra di Stefano Calderini. Tra l'altro due squadre, quelle di Lacchi e Calderini, due idee di gioco molto concrete, definite, e chiaramente si vede anche dal tanto possesso palla, no Simone, che viene fatto. Due squadre che non vogliono buttare mai via il pallone, come in questo caso, no? Se preferisce andare a rischiare, però giocare il pallone. Sì, infatti è forse anche per questo che poi vediamo molti falli tattici, perché cercano di mantenere entrambe l'equilibrio. Fino a questo momento zero cartellini gialli, però non mi sembra ci siano stati. No, l'arbitro però si è affidato soltanto dei richiami verbali, ma alla diplomazia, è anche giusto così, diciamo. Qua errore e non di poco conto quello di Lorenzo Matteo, che innesca la ripartenza della Lastrigiana. Pagnotta è ostracizzato all'angolo, Matteo lo scorta all'uscita e quindi rimessa ancora per il porta romana. Qua però errore chiaramente in gestione da parte di Lorenzo Matteo, da non ripetere. Riparte la Lastrigiana, gestione anche in questo caso però sprecata, buttata alle ortiche e quindi altra rimessa per il porta romana. Porta romana che in panchina, oltre al secondo portiere Elia Romagnoli, può contare su Franchi, Semplici, Traversari, Niscola, Giuliano, oggi portato dalla Juniores in classe 2001, Calabretta e poi anche Mearini, oltre a Torri. Mentre per quanto riguarda la Lastrigiana di Stefano Calderini, oltre al secondo portiere Minò, ci sono D'Angelo, Ambrosino, Scardigli, Verdi, Bettazzi, Del Pela e Berti. Però come detto, la Lastrigiana ha già usufruito di un cambio forzato, è uscito Terzani, è entrato al quarto d'ora Iari Cordioli. Palla subito a cercare, ad innescare Mazzoni, troppo lunga però per il numero 11 e quindi si riparte con il rinvio dal fondo per Muscas, portiere che è arrivato in estate come detto dalla Vax Rufina, però tanti anni in Serie D con le maglie di Fiesole Caldine e San Giovanese soprattutto, classe 84, in un campionato in cui, in una categoria in cui
va di moda, diciamo, comunque è un'usanza anche abbastanza frequente quella di mettere una delle quote in porta, un 84 da una parte, un 90 dall'altra. Non si mettono le quote in porta, diciamo, non è stata scelta questa opzione per la stagione porta romana. Beh, portieri è un ruolo di esperienza, è una scelta in realtà molto comprensibile, insomma, l'esperienza conta molto. E si sta anche un po' invertendo il trend, a dir la verità, perché negli ultimi, in realtà nell'ultima stagione sono sempre di più le squadre che ritornano a mettere esperienza tra i pali dopo alcune stagioni in cui in realtà si sono viste tante squadre con la quota in porta. Oggi però una testimonianza lampante data dal fatto che il portiere della Lastrigiana è un classe 84, quello della Porta Romana è un 92, insomma due portieri chiaramente di tanta esperienza. Fischio dell'arbitro, il possesso comunque ancora per i padroni di casa, sesti in classifica, 28 i punti fino a questo momento in campionato per la Lastrigiana, 32 per il Porta Romana, che è subito sotto le badesse. Questa testimonianza di una classifica veramente molto corta. Basti pensare, Nicola, Simone, che tra Porta Romana e Lastrigiana sono veramente pochi punti. Lastrigiana quota 28, Porta Romana quota 32. Di fatto ci sono 4 punti che racchiudono 5 squadre. Beh, se consideriamo il rendimento recente delle due squadre, il fatto che comunque sono in alta posizione di classifica, si capisce comunque quanto sia equilibrato il girone. Siamo arrivati al 26esimo di questo primo tempo, a dire la verità ancora nessuna vera palla gol per in questa partita, in una partita in cui, come ha detto bene Simone, sta prevalendo e non poco l'equilibrio, specialmente a centrocampo. Anche in questo caso il possesso è per la Lastrigiana, che riparte dal basso sempre affidandosi ai due centrali. Corradi, si alza il pressing di Mazzoni e quindi Corradi deve andare lungo, dove però c'è la difesa schierata del Porta Romana. Altro pallone che cade a centrocampo, poi Rosi prova a mettere ordine su quel versante dove però c'è tanto traffico e alla fine porta a casa comunque una rimessa laterale. Ancora la Lastrigiana che non vince addirittura dall'8 dicembre del 2019, l'ultima vittoria proprio su questo campo, 4-0 contro la Rignanese. Una Rignanese però ultima in classifica, in netta difficoltà, e tra l'altro quando l'affrontò la Lastrigiana era veramente in affanno, ora leggermente in ripresa, lo testimonia per esempio l'ultima giornata in cui la Rignanese ha battuto addirittura 4-0 il Fogliano. Però a fine dicembre, a metà dicembre, insomma l'ultimo mese dell'anno solare è stato veramente molto duro per la squadra di Rignano. Angolo per la Lastrigiana, parte il cross, è profondo sul secondo palo, la palla resta in area di rigore, tanto traffico, poi libera definitivamente Aragoni, mette fuori, quindi rimessa con le mani ancora per la Lastrigiana, che comunque ai punti fino a questo momento sta costruendo di più rispetto alla squadra di Stefano Lacchi. Forse può contare il fatto anche che Calderini conosce tanti di questi ragazzi. Sì, comunque quello che avevamo visto nei primi 5 minuti si sta confermando, la Lastrigiana comunque ha un piglio un pochino più determinato, diciamo, e Porta Romana prova prevalentemente in ripartenza fino a questo momento. Sì, appunto, anche se poi se stiamo a guardare il numero di occasioni concrete ce ne sono state poche. Attenzione perché la palla è in area di rigore, esce Morandi in una situazione che poteva essere un po' imbarazzante, mette ordine il portiere che ha giocato nelle giovanili del Prato, tra l'altro era stato richiesto anche dall'Inter, una breve parentesi all'Albino Leffe, e poi tanta Serie D anche per il portiere della Porta Romana. Riparte sempre dal basso, questa volta però lanciando sull'esterno la squadra di Stefano Lacchi. Punizione ancora per il Porta Romana, da quella posizione c'è Mazzoni in questa ventesima giornata in cui oltre alla Lastrigiana Porta Romana si gioca anche tra Badese e San Gimignano, Antella Signa, Collegiana Baldaccio Bruni, Fogliano Poggi Bonzi, Sina Lunghese Zenit Audax, Terranuova Traiana Fortis Juventus e Valdarno Rignanese. Chiaramente tutti gli occhi sono puntati nella gara tra Badese e San Gimignano, che ha il profumo del testa coda, però anche l'aria del derby che può
creare qualcosa di non scontato. Nel frattempo palla nel mezzo, la spizzata di testa, anche in questo caso il porto romana ci prova da calcio di punizione, altra spizzata questa volta però che non trova lo specchio della porta, però fino a questo momento il porto romana, quando è stato pericoloso, è stato sulle palle inattive. Sì, come abbiamo detto non c'è stato molto agonismo, ma non occasioni nitide da una parte e dall'altra, però se vogliamo proprio guardare l'occasione più nitida l'ha avuta su corner il porto romano. Quello è vero, sì, il calcio d'angolo che è stato praticamente al 21esimo di questo primo tempo ha rischiato molto, in quel caso la Lastrigiana, però è un caso fino a questo momento isolato in una partita che per ora sta producendo tanto gioco palla a terra, tante idee però poche concretizzate, diciamo, fino a questo momento. Altra verticalizzazione, Pagnotta, solito lavoro andando a definire stoppando col petto, poi però c'è punizione per il porto romana che riparte dal basso. Aragoni non riesce, ritorna dalla centrale di difesa che va in verticale, Vecchi, anzi in questo caso era Centrone, che deve lottare tra le maglie biancorosse. Poi Lenzini, eccolo qua il giocatore ex Zenit Audax, ha giocato anche con la Beretti del Siena, è stato portato più di una volta da Gattuso in prima squadra quando il Pisa era in Serie C, vanta anche alcune presenze con la nazionale Under 18 Serie C. Cosimo Lenzini, eccolo qua, che ha fatto il settore giovanile con la Fiorentina. Riparte dal basso la Lastrigiana. Biondi si alza, la pressione del porto romano e quindi Muscas è costretto ad lanciare lungo, palla un po' imprecisa sull'esterno, fuori gioco di rientro e quindi altro possesso per il porto romano. Un porto romano che, come detto, reduce dal pareggio 2-2 contro le Badesse, ma soprattutto da 6 pareggi nelle ultime 8 partite. Questo è un dato forse da non tenere sotto conto per Stefano Lacchi, cioè da non sottovalutare, 6 pareggi nelle ultime 8 partite. Rimessa ancora per il porto romana che riparte sull'esterno. Mazzone domestica il pallone, poi in mezzo a 2 c'è Lenzini, c'è anche Banchelli e Darlinoia. Alla fine è ancora possesso per il porto romana, in questo caso gestito non benissimo e quindi cerca la verticalizzazione ancora una volta alla Strigiana. Galasso riparte da Iuri Morandi con ritmi per ora non altissimi. Vedremo ora se Lacchi ha in mente qualche cambio nel corso di questo del secondo tempo. Nel frattempo perde un pallone critico il porto romana e poi ci ha provato Alessio Rosi con il destro, occasione interessante in questo caso per la Lastrigiana al 33esimo. E vedi quando però vai al giro palla e ti lasci andare anche a qualche errore di troppo, poi rischi come in questo caso. Sono i rischi di una certa filosofia. Altra chance, altro pallone però perso in quella zona e quindi riparte la Lastrigiana che però non approfitta e quindi Aragoni va in verticale, in questo caso messo un po' male la difesa della Lastrigiana, ritorna subito Iari Cordioli che a centrocampo fino a questo momento ha dato l'impressione di un... fino a questo momento, attenzione perché Morandi sbaglia e la Lastrigiana va ad un passo dal vantaggio con Mattia Caggianese. Errore non banale questo di Iuri Morandi, palla che stava rimbalzando, gli è arrivata un po' rimbalzante, si è incagliato con il terreno, errore che poteva essere fatale. Tra l'altro non è la prima volta in questa stagione che Morandi si lascia andare ad errori in gestione del pallone. In questo momento in difficoltà comunque il porto romano, lo possiamo dire. Sì, Caggianese non ha saputo approfittare anche perché era talmente inaspettato, diciamo che l'errore è stato talmente inaspettato che pure lui non se l'aspettava, nonostante fosse andato in pressione. Sì, c'è da sottolineare però anche forse l'errore appunto di Caggianese, perché da quella posizione con Morandi che ti regala un pallone d'oro, lì devi cercare la porta, centrare la porta, perché un attaccante con il killer instinct di Mattia Caggianese di quel calibro raramente sbaglia gol da quella posizione, in quella zona e con quella libertà d'azione. Pagnotta difende sempre con caparbietà in mezzo a 3 maglie nere,
poi questa volta preferisce non andare senza Fronzoli il porto romano, però Vanni perde un altro pallone critico e quindi altra chance. Caggianese ha il sinistro magico, può scatenarlo, ci prova Caggianese ad un passo dal gol del vantaggio anche in questo caso. Mattia Caggianese è power play in questo momento per la Lastreggiana. Sì, la Lastreggiana che sta prendendo sempre più convinzione. Ci hai detto bene, Simone. Adesso attenzione perché ancora possesso per il porto romano che riparte dal basso, si ostina a gestire il pallone, però si alza la pressione della Lastreggiana che recupera un altro pallone. Aragoni prova a metterci una pezza, lotta greco-romana tra Pagnotta e Galasso, alla meglio il 9 della Lastreggiana, poi Galasso in qualche modo e alla fine senza Fronzoli la difesa del porto romano decide di spazzare via in fallo laterale, perché è un momento decisamente no per gestire il pallone dal basso, per provare a rischiare. In questo momento esce sempre molto bene palla al piede il porto romano, è una delle chiavi di lettura di Stefano Lacchi, però in questo momento forse Calderini sa che ha capito che c'è da pressare alto e infatti la sua squadra in questo momento sta pressando veramente con il baricentro molto molto alto. Possibilità di ribaltamento però adesso per il porto romano con Mazzanti che allarga bene sulla destra dove c'è Mazzoni, nel mezzo due uomini, Mazzoni prova a sfilare, cerca un dribbling di troppo, squadra un po' allungata in questo frangente, deve mettere ordine Matteo, ne ha due addosso, va al retropassaggio per Morandi che questa volta stoppa il pallone prima di andare a restituirlo sapendo che il terreno ti può fare qualche scherzo e gliene ha fatto uno bello grosso poco fa proprio a Yuri Morandi. Adesso riparte dal basso il porto romana, stava per ritornare ma Caggianese questa volta spazza via la difesa del porto romana. Si sta giocando sui dettagli in questo frangente. Sì, Santorini è una prova di Cordioli perché sta giocando molto bene, ha dato molto equilibrio alla squadra, diciamo che non sta facendo rimpiangere Terzani. Classe 98, Iari Cordioli con la maglia numero 15. Riparte intanto il porta romana, qua ben innescato da Aragoni, Vecchi, i due giovani, giovanissimi di questo porta romana. In realtà Vecchi non è più un giovanissimo, anzi classe 98, ma con attitudine appeal da veterano visto che ormai è da tanti anni che regge l'attacco degli arancioneri. Alessandro Vecchi che l'anno scorso tra l'altro si è trovato un compagno di reparto insolito perché Niccolò Chiarelli in un momento di campionato non proprio positivo, il direttore sportivo è tornato in campo per dare una mano offensivamente al porto romano, quindi si è ricreata una coppia abbastanza insolita, quella tra Vecchi e Chiarelli in campo, poi con esito positivo perché il porto romano è arrivato all'obiettivo ovvero la salvezza, tra l'altro anche tranquilla per gli arancioneri. Altro pallone dove a centrocampo la Lastreggiana sta vincendo diverse lotte. Bellini innesca subito Pagnotta che però deve ritornare corto nella zona di Corradi. Tanto lavoro spalla alla porta per Loris Pagnotta che l'anno scorso è stato al centro anche di un piccolo caso di cronaca perché aveva trovato l'accordo in estate con il Poggi Bonzi in eccellenza. Poi a settembre, a metà settembre, per motivi diciamo non si è trovato l'accordo economico fino in fondo, diciamo così, e allora Pagnotta ha rescisso subito l'accordo con i giallorossi di Poggi Bonzi accasandosi al San Miniato Basso, autore comunque di una buona stagione, e poi quest'anno ha ritrovato il girone B con la Lastreggiana. Riparte il porta romana, c'è spazio per andare per Cirri a campo davanti a sé, ritorna un ottimo Mattia Caggianese che ha anche prerogative difensive. Cordioli, arriva Aragone a dargli noia, Cordioli ritorna in quella zona, c'è Pagnotta che lavora sempre al centro dell'area, aspetta il pallone che però adesso è a centrocampo, verticalizzazione a cercare Bellini, stoppa il pallone e poi la palla gli rimane a metà tra un tiro e un cross, qua non ho capito bene l'intenzione di Bellini. Credo abbia cercato di controllarla, non si è sentita ritirare al volo e purtroppo non è andata bene. E qua forse gli è rimasto un po' il colpo in canna, come hai detto bene Simone, qua forse all'inizio aveva pensato al tiro, poi ha detto no aspetta, preferisco stopparla, poi però quando sei indeciso ecco, produci... fai una cosa a metà strada che non va comunque ha facilitato bene la vita a Yuri Morandi. Comunque Bellini sempre comunque molto cercato in verticale fino l'iniziativa a questo momento. Era stata comunque notevole
39 sul cronometro, sempre 0-0, porta Romani in avanti, cross nel mezzo, opportunità per Vecchi, spalla alla porta, deve gestire questo pallone, si gira, palla sul destro, prova a concludere, c'è il traffico, ancora Vecchi, alla fine la palla termina sul fondo ed è rinvio per la Lastrigiana. Qua gran lavoro di Vecchi che spalla alla porta, è riuscito a trovare momento e posizione per andare al tiro, poi però c'era tanto tanto schermo dei difensori della Lastrigiana e quindi si riparte con Muscas che va al rinvio. Tra l'altro due situazioni offensive opposte per Lastrigiana e Porta Romana. Lastrigiana con un bomber ben definito come Lori Spagnotta, affiancato da un altro attaccante che segna molto come Mattia Caggianese. Non c'è invece un cannoniere definito per il Porta Romana, nel senso che il miglior marcatore fino a questo momento è Ranieri Salvini, che però non è più del Porta Romana, nel senso che è andato in Erasmus, che c'è anche questo, e quindi in questo momento è a Tromso. A questi livelli bisogna considerare anche appunto questa situazione. C'è quindi una situazione in cui il Porta Romana si è ritrovato orfano di un giocatore di grande qualità come Ranieri Salvini. In questo momento il miglior marcatore a quota 4 gol è proprio Mazzoni, che ha raggiunto Salvini settimana scorsa con il calcio di rigore trasformato contro le Badesse. Vecchi rimane a terra, però non c'è fallo secondo l'arbitro. Colpo al volto però, e chiaramente l'arbitro è costretto a fermare il gioco. L'arbitro di questa sfida che è Duccio Mancini della sezione di Pistoia, coadiuvato da Giannetti del Valdarno e Nasca di Livorno, terna tutta toscana. Ha fatto parlare e non poco di sé l'arbitro invece della sfida contro le Badesse, interregionale, arrivava da Foligno per gestire la sfida tra le prime due potenze del campionato. Una scelta però diciamo non premiata per come poi ha gestito la partita. Palla nel mezzo, arriva forte, tesa al centro dell'area, non vuole rischiare nulla la difesa della Lastrigiana. Aragoni rimette in verticale, flipper che poteva innescare le Vecchi, poi però Muscas senza problemi e va subito al rinvio. Muscas a cercare subito Pagnotta, che domestica il pallone, su di lui c'è subito Cirri che non gli lascia né spazio né tempo per andare a puntare l'area di rigore. Quindi Lenzini riceve ancora il pallone, Cosimo Lenzini, che tra l'altro faceva parte di quella Fiorentina giovanile che prese parte al Reality Giovani Speranza, non so se te lo ricordi. Certo, me lo ricordo. Lenzini però non era uno dei protagonisti, comunque c'era anche lui, sì, in quella squadra, sì, 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 che su MTV fece parlare molto di sé, diciamo così. Sì, chiunque fosse comunque appassionato di calcio si ricorda, qualche no, puntata se la sarà guardata di sicuro. E poi dopo ha preso parte alla squadra della Fortis Juventus, che ha giocato in Serie D. Adesso due giocatori a terra per il Porta Romana. Primo cartellino, primo giallo di questa partita, quando siamo arrivati al 43esimo di questo primo tempo. Ammonito il numero 5 Calonaci. E quindi prima ammonizione di questa sfida. Sì, possibile che l'arbitro abbia voluto, dopo insomma, i contrasti non sono mancati, i falli nemmeno, magari sul fine del primo tempo ha voluto mandare un messaggio. Sì, tra l'altro nella gara tra Porta Romana e Badesse settimana scorsa il primo tempo è finito con due cartellini gialli, il secondo è finito con 12 cartellini gialli. Quindi vedremo se cambierà drasticamente il metodo di giudizio anche per l'arbitro di questa sfida, Duccio Mancini. Però fino a questo momento diciamo non ci sono gli estremi per tirare fuori il cartellino. Immagino che questo sia stato più un avvertimento, appunto. Chiaramente, sì. Punizione per il Porta Romana, probabilmente una delle ultime chance di questo primo tempo. Da quella posizione, chiaramente, se ci fosse stato Carlo Alberto Caschetto, sarebbe stata sua prerogativa. Oggi però manca e quindi va Mazzoni, che è un mancino e quindi andrà con la traiettoria a rientrare sul palo più vicino. Parte Mazzoni, palla al centro dell'area, libera la difesa della Lastrigiana, però non è finita, altra chance, mette una pezza caggianese che alza questo strano campanile, la palla è più alta che profonda, poi grandissimo aggancio di Pagnotta che però di fatto facilita il lavoro a Mazzoni e quindi si riparte addirittura da Iuri Morandi.
non si alza la pressione dei ragazzi della Lastrigiana. Allora Morandi ha spazio e tempo per andare a cercare subito la verticalizzazione, ritornando da Mazzoni che di testa tiene il pallone in campo solo per un attimo. Rimessa per la Lastrigiana. Siamo entrati nel 45esimo di questa sfida. Vedremo se ci sarà recupero, non credo che sarà corposo. Qualche minuto, però potrebbe esserci considerando un incidente. Ah, quello è vero, sì, c'è stato l'infortunio di Terzani, che di fatto infatti è stato poi costretto ad uscire dal campo. Probabilmente sì, considerato questo, qualche minuto di recupero ci sarà. Ora vedremo, non c'è stato per ora comunicato nulla, sono tre addirittura i minuti di recupero, Simone. Sono tanti, insomma, sì, hai indovinato. Sì, le interruzioni diciamo che c'erano state. Quindi tre minuti di recupero, si giocherà fino al 48esimo in questo primo tempo e fino a questo momento, adesso in questo caso la Lastrigiana che prova ad approfittarne. Aragone si frappone molto bene, poi prova a ripartire dal basso la porta romana, in questo caso Mazzanti sbaglia il possesso, di fatto regalando il pallone a Banchelli che va subito a tenere la sfera. L'ex Prato ha fatto la preparazione proprio in Serie D con il Prato, Banchelli, poi è arrivata la chiamata del direttore sportivo Pucci che lo ha portato alla Lastra, Lastra Signa, per provare questa stagione con la Lastrigiana. Tra l'altro una Lastrigiana che quest'anno chiaramente ha fatto tanto mercato con intenti però per provare a rimanere in zona playoff. Nessuno si aspettava una Lastrigiana che lottasse addirittura per il primato ad un certo punto della stagione. La pressione diciamo della Lastrigiana è un pochino calata, è impensabile tenere comunque quel ritmo di pressing per tutti i 90 minuti, però comunque continua il baricentro ad essere molto alto. Due squadre sì, è vero, molto molto alte nel posizionamento, specialmente nella linea dei difensori. Aragoni, si continua a giocare, non c'è fallo, fa fuori Cordioli, anzi no, due giocatori tra l'altro di grandi promesse, molto promettenti, Cordioli e Aragoni. Palla nel mezzo, Bellini ha opzione per il destro, non c'è fallo secondo l'arbitro e adesso rumoreggiano e tanto i tifosi della Lastrigiana, perché questa chance chiaramente farà discutere. La snoccioleremo lunedì sera nel corso del gioco è fatto con Massimiliano Masi diretta a Bitorzoli, perché questa è una chance chiaramente che è da vedere e rivedere al replay. Beh, il contatto c'è stato, a me è sembrato così, almeno in diretta. In presa diretta in effetti qualche dubbio lo lascia. Il pubblico in effetti non l'ha presa nel migliore dei modi per la decisione dell'arbitro. Non so se c'è stato anche un cartellino giallo per proteste, perché l'arbitro poi è andato a parlare con i giocatori del Porta Romana. Fatto sta che qua Bellini aveva la chance per il tiro, poi è stato chiuso è stato schermato, poi però forse c'era forse anche un tocco, diciamo, Galeotto, questo però chiaramente è da rivedere al replay. Sì, ma te ne parti, te ti sei fermato però. Vai Muscas, Muscas va lungo, la palla però viene subito recuperata e poi finisce qua il primo tempo, diciamo la ciliegina sulla torta di un primo tempo dove non ci sono state grandissime occasioni, è stata l'occasione presunta da rigore per la Lastrigiana. Non ci sono state grandi occasioni, ma c'è stato comunque grande ritmo, grande agonismo e nel secondo tempo potrebbe bloccarsi. Va in archivio quindi un primo tempo divertente ma senza una vera e propria predominante, 0-0 a termine dei primi 45 minuti. State con noi per il secondo tempo dalla Guardiana, Lastrigiana 0, Porta Romana 0. Per il secondo tempo tra Lastrigiana e Porta Romana, pronti per altri 45 minuti dopo un primo tempo in cui in realtà abbiamo visto tanto tanto equilibrio e nessuna squadra che è riuscita a prevalere sull'altra. Adesso iniziano altri 45 minuti chiaramente con una partita sul filo del rasoio, adesso da sinistra a destra il Porta Romana, da destra a sinistra la Lastrigiana, una Lastrigiana che ha già dovuto
effettuare un cambio, quello dell'uscita dal campo di Terzani, forzata però perché Forzani è uscito per infortunio. È entrato un fino a questo momento più che positivo Iari Cordioli. Nessun cambio ancora effettuato invece dal porta romana, neanche all'intervallo, e quindi si ritorna con gli stessi effettivi del primo tempo. Ritrovo accanto a me Simone Cola. Ciao Simone. Ciao Lorenzo, ciao a tutti. E poi in regia, come al solito, Rolando Beccheroni per la TV Prato. Partita chiaramente di cartello questa tra porta romana e l'Astrigiana, allo stadio La Guardiana di Lastrassigna. All'andata, come abbiamo già detto, l'Astrigiana ha battuto 3-0 il porta romana, in una partita che poi però è stata il vero e proprio turning point, la chiave di svolta per il porta romana, che poi per 10 settimane consecutive non è andata alla sconfitta. 6 vittorie, 4 pareggi, tra l'altro 4 vittorie consecutive dopo la sconfitta in casa contro la Lastrigiana. Ritorna a gestire il pallone adesso il porta romana. Mazzoni prova a tenere questo pallone. Mazzoni è uno dei più pericolosi nel corso del primo tempo del porta romana. Sì, stavo notando che il gioco è ripreso comunque sullo stesso binario del primo, di come è finito il primo tempo. Molto combattuta, molto aggressiva entrambe le squadre. Si è chiuso un primo tempo tra l'altro anche tra le polemiche, perché i tifosi della Lastrigiana volevano un presunto calcio di rigore proprio all'ultima azione, all'ultimissima azione, con Bellini atterrato in attacco in area di rigore nell'area del porta romana, era pronto per il tiro, poi è cascato e l'arbitro ha preferito lasciare correre. Però questo chiaramente non l'hanno presa bene i tifosi della Lastrigiana. Sì, diciamo episodio quantomeno da rivedere. Adesso sta calando un po' anche il sole, perché nonostante il clima primaverile siamo comunque a gennaio, quindi il sole comunque cala abbastanza presto, e quindi vedremo insomma se la visibilità sarà la stessa anche nel corso di questo secondo tempo. Qua esce molto bene in questo caso il numero 5 Marco Giachi, che fino a questo momento sta sostituendo molto molto bene Spinelli. Oggi lo ricordiamo assenti per squalifica sia Spinelli sia Caschetto sia Giacomo Matteo, però soprattutto ha fatto scalpore la squalifica fino al 20 maggio per Matteo Spinelli. Ora vedremo insomma se verrà confermata la squalifica dal giudice sportivo dopo anche il ricorso del porta romana. Oggi comunque il numero 5 è di Marco Giachi, che fino a questo momento là dietro ha sbagliato poco o nulla insomma. Sì, appunto, le occasioni da una parte e da un'altra non sono state tantissime, anche perché comunque entrambe le difese hanno lavorato bene. Due delle migliori difese tra l'altro di questo campionato, quelle di Lastrigiana e Porta Romana. Lastrigiana per ora ha subito soltanto 24 gol in campionato, Porta Romana invece per ora di gol ne ha subiti 19, quindi meno ancora. Una delle migliori difese del campionato il Porta Romana, e forse la difesa è stata una delle migliori armi del Porta Romana a fronte di un attacco che in realtà non è stato uno dei migliori. Pagnotta ci prova in due tempi, Yuri Morandi, primo squillo del secondo tempo con Loris Pagnotta, e col sinistro ha provato al quarto minuto del secondo tempo. Chiaramente nell'economia della difesa della Lastrigiana pesa e non poco quel 6-2 rimediato in casa contro il Valdarno. 6 gol non sono pochi da digerire, e forse ha lasciato strascichi quella sconfitta anche nel corso delle settimane successive, dove la Lastrigiana, come detto, ha iniziato un trend abbastanza negativo. Anzi, in realtà la sconfitta interna con il Valdarno è stata proprio il fulcro, il momento più basso, anche perché la Lastrigiana non aveva mai subito dal suo ritorno in eccellenza 6 gol in una stessa partita. È stato un record negativo in una stagione, comunque dai risvolti fino a questo momento molto molto positivi. Mazzoni prova a lavorare in mezzo a due maglie biancorosse, non c'erano spazi però per fare qualcosa di buono, e quindi ne approfitta subito in ripartenza la Lastrigiana. Posizione regolare per Caggianese sul sinistro, si sposta sul destro, Caggianese ancora a sinistro, Mattia Caggianese, e poi la risposta, tutto salvato però dalla difesa del porta romana. Cosa ha salvato la difesa del porta romana? Bellissima diagonale di Giachi, che qua è monumentale su Caggianese. Sì, tra l'altro dopo c'è stata, hanno chiesto anche, hanno ritenuto, riteneva la
la Strigiana che la palla fosse entrata, quindi diciamo un'altra... Sì, diciamo, perché poi la palla ha rimbalzato prima sulla traversa e poi sulla riga. Chiaramente siamo abbastanza lontani noi, quindi sì, presa diretta no. È poco giudicabile, però la dinamica del tiro non sembrava, insomma, che la palla fosse entrata per la dinamica di quel tiro. No, hanno protestato, ma appunto in questo caso sembra che non ci fossero gli estremi. Diciamo che questo è stato proprio un errore notevole, insomma. Sì, qua Caggianese non si è fidato del suo destro, lui che è un mancino naturale. Ha saltato di netto Giachi, palla sul destro, lì poteva andare però a concludere, ha preferito rientrare nuovamente sul sinistro e di fatto ha lasciato il lato giusto a Giachi, che comunque ha fatto un'opera d'arte, perché certo. È ritornato dopo che era stato saltato di netto. Giachi ha fatto veramente un gran lavoro sulla conclusione di Caggianese, che comunque era scattato con tempi e modi giusti, poi sulla ribattuta, palla sulla traversa e si salva di un nulla il porta romana sull'occasione fino a questo momento più grossa che ha avuto la Lastrigiana per passare in vantaggio. Sì, comunque possiamo dire che la Lastrigiana fino a questo momento ha avuto decisamente più occasioni. Sì, ai punti fino a questo momento sì, comunque c'è ancora tutto il secondo tempo da giocare, siamo soltanto al settimo della ripresa, ancora 38 da giocare più eventuale recupero. Non è stato poco il recupero del primo tempo, 3 i minuti di recupero, vedremo se sarà corposo, ancora più corposo quello della ripresa. Palla in verticale, esce Morandi al limite della propria area di rigore, ai perimetri dell'area di rigore, a prendere il pallone. E allora c'è spazio per la cavalcata di Mazzanti, che ha degli strappi molto interessanti. Vecchi, non precisissima la difesa della Lastrigiana, che comunque riesce in qualche modo a levarsi dall'impaccio, e lo fa con Andrea Calonaci, l'unico ammonito di questa sfida fino a questo momento, il numero 5 biancorosso, in un intervento a centrocampo. Palla per Rabellini, ha spazio per andare, anche per andare sul fondo, va alla cross, palla morbida per Lenzini di testa, Pagnotta, ancora una volta Giachi salva ad un passo anche in questo caso Pagnotta dall'impatto col pallone, però Lastrigiana in due casi nitidamente vicino al gol. Si riparte con Muscas che cerca la verticalizzazione, qua Giachi molto più tranquillo stoppa e appoggia per Aragoni, in mezzo a due litiga un po' con il palleggio, riesce comunque ad appoggiare, e quindi Cirri, anzi era Galasso. Il porta romana fatica un po' a accompagnare l'azione delle punte. Anche in questo caso, infatti, Matteo deve fare gli straordinari per contenere Caggianese, che quando parte in velocità sa fare molto male, come in questo caso. Va alla botta Caggianese, larga, alta, sopra la traversa. Una Lastrigiana che comunque ha iniziato come aveva finito il primo tempo, ovvero su ritmi molto molto alti. Sì, ritmi elevati e, come ti dicevo, una compattezza, una fluidità maggiore tra i reparti, secondo me. Quello sì. Porta romana fatica un po' a sostenere l'attacco delle punte. Mattia Caggianese, arrivato in estate dalla Mallisetti Tobianese, accanto a lui è arrivato anche Rosi, anche lui è arrivato in estate dal campionato di promozione con il club della provincia pratese. Caggianese al Mallisetti era chiaramente una delle bandiere, quest'anno la chance, la chiamata in eccellenza per ritornare a dire cose importanti anche nella massima categoria regionale. Per ora sta dimostrando che non li sta assolutamente larga come categoria. Palla lunga, Muscas senza problemi, anche Muscas è un altro che ritorna in una categoria come l'eccellenza dopo diversi anni in promozione, facendo vedere che questa categoria sicuramente lui ci sta molto bene. Qua legge molto bene Caggianese sul servizio di Calonaci, la palla nel mezzo, poi però chiude bene in questo caso Yuri Morandi. Qua Calonaci aveva letto molto bene l'inserimento di Caggianese e gli ha dato il tracciante sul corridoio. Gioca molto a centrocampo in questa sfida, in questo frangente. Poi Galasso, la rimessa con le mani è per la Lastrigiana. Per Lacchi ancora nessun cambio, mentre è pronta adesso la prima sostituzione del porta romana. Quindi esce Mazzoni al decimo del secondo tempo. Esce Mazzoni e quindi un cambio prevalentemente probabilmente a centrocampo, perché se non sbaglio è entrato Tommaso Franchi,
No, è entrato il numero 18 Calabretta, quindi di fatto non cambia nulla, perché di fatto esce un giocatore offensivo come Mazzoni, entra il suo simmetrico Calabretta. Contro le badesse si erano invertiti, nel senso che Calabretta era partito titolare, poi è subentrato Mazzoni, oggi invece il contrario. Calabretta arriva dal campionato di eccellenza Umbra, arriva dalla squadra di Assisi, l'Assisi Subasio. Mazzanti ha spazio per andare, poi prova a lottare Vecchi, in qualche modo recupera il porta romana, ma era rimasto a terra Alessio Rosi. E quindi c'è bisogno di accertamenti per il numero 10 della Lastrigiana, che ha subito anche in questo caso un colpo al volto. Comunque Calabretta adesso vedremo se prenderà lo stesso posto, come probabilmente sarà, di Mazzoni, oppure proverà ad agire leggermente arretrato. Un giocatore che ha prerogative anche di trequartista, sa giocare bene anche a centrocampo, insomma ora vedremo dove verrà posizionato il numero 18 del porta romana, uno degli acquisti di Sembrini, del direttore sportivo Chiarelli. Nel frattempo per Rosi ancora problemi, 12 sul cronometro. Ora vedremo insomma se ci sarà bisogno anche in questo caso del cambio, ci auguriamo chiaramente di no. Rosi è un altro giocatore arrivato dalla Malesetti Tobianese. Classe 2000, per lui questa è la prima stagione in eccellenza. Si rialza, non dovrebbe esserci problemi comunque per il numero 10 della Lastrigiana, che ha dato una carta interessante all'attacco della Lastrigiana. Basti pensare che in campionato è a quota 2 gol nella grosso gruppetto di giocatori a quota 2 gol per quanto riguarda la Lastrigiana. A quota 2 infatti ci sono, insieme a Rosi, anche Terzani, Berti, Del Pela e Bettazzi. Seguono un gol Bellini, Biondi, Panchelli e Lenzini. Abbiamo detto Di Pagnotta capocannoniere con 6 gol, il vice canoniere però è Caggianese a quota 6. Sono loro due che si spartiscono diciamo gran parte della posta offensiva della Lastrigiana. Nel frattempo riprende a giocare con il portaromano in avanti, deve fare gli straordinari in questo caso Andrea Corradi per spazzare via, ma la palla ancora in possesso della squadra in maglia nera. Alla fine pallone spazzato, non riesce ad addomesticarlo Pagnotta, e quindi mette ordine Mazzanti. Palla però nella terra di nessuno, e quindi altra chance per Bellini, a tu per tu con Centrone. Alla fine il pallone sempre in quella zona, sul esterno, sul corridoio. Caggianese atterrato, punizione per la Lastrigiana. Stiamo arrivando al quarto d'ora di questo secondo tempo. Tra 7 giorni il porta romana tornerà, come detto, alle due strade contro il San Gimignano, mentre la Lastrigiana sarà ospite della Baldaccio Bruni ad Anghiari. Tornerà in casa invece la Lastrigiana per ospitare la Fortis Juventus. Porta romana, la prossima trasferta ce l'avrà a Figline contro il Valdarno, squadra che si è rivelata la vera bestia nera della Lastrigiana, come detto 6-2 a domicilio per il Valdarno in casa della Lastrigiana. E quindi per ora un cambio per parte, ti aspetti qualche cambio magari particolare? Per ora l'equilibrio è abbastanza, toccare qualcosa potrebbe aiutare diciamo una squadra, ma anche metterla in difficoltà. Sì, rompere gli equilibri, qua bella palla di Pagnotta per Caggianese, tempi e modi perfetti di uscita in questo caso per Iuri Morandi, che blocca subito lo specchio d'azione di Caggianese. Sai, abbiamo detto che una vittoria servirebbe a entrambe, forse un pareggio a nessuno, però sì, anche perché la sconfitta è evitabile da entrambe. Infatti a quel punto sì, in effetti, anche perché c'è da sottolineare che le badesse hanno un incontro in realtà non proibitivo in casa con il San Gimignano. È vero che è un derby, è vero che è un derby senese contro una squadra che arriva dalla Serie D come il San Gimignano, però è anche vero che il San Gimignano in quest'anno sta lottando per salvarsi, una delle squadre più in difficoltà di questo campionato, insomma una partita che le badesse, se vogliono rimanere in quella zona, devono vincere. E poi c'è la Sinalunghese che invece
affronta la Zenit Audax, reduce dalla bella vittoria che forse ha scacciato un po' di dubbi e di fantasmi contro la Lastrigiana, 2-0 al Chiavacce di Prato. Nel frattempo è pronto un altro cambio ancora per il porta romana. Lacchi sta provando a cambiare le carte nel corso di questo secondo tempo, e quindi esce Centrone. Al sedicesimo ed è entrato Niccolò Traversari, il numero 15 della porta romana. Quindi di fatto sono entrati i due nuovi acquisti del porta romana. Prima è entrato Calabretta, adesso è entrato Traversari, anche lui è arrivato a dicembre dal Valdarno, quindi tra due settimane rincontrerà i suoi ex compagni di squadra. Parte il cross a cercare Aragoni, che forse arriva in un intervento un po' duro, un po' in ritardo, va subito a chiedere scusa, si accorge della dinamica del suo intervento un po' in ritardo, quindi va a chiedere scusa Aragoni. Non c'è il cartellino giallo, comunque punizione per la Lastrigiana anche in questo caso, però un po' spezzettato il ritmo, sì, ci sarà bisogno di un'altra interruzione. In effetti, come si era detto già nel primo tempo, appunto questa grande aggressività si traduce anche in un gioco poco fluido, molto frammentario. Tanti giocatori mandati a scaldare dall'Acchi, praticamente tutta la panchina. Tre invece per Stefano Calderini, che tra l'altro da calciatore lo stadio delle due strade, lo stadio del Porta Romana, lo ha conosciuto molto bene perché è stato tanti anni nella rondinella. Paradossalmente la squadra più acerrima rivale del Porta Romana, anche per dinamiche geografiche territoriali. In questo momento però da diversi anni non si affrontano più Porta Romana e Rondinella, perché il Porta Romana sta facendo grandi cose in eccellenza, la Rondinella invece è caduta un po' nei bassi fondi, però sta provando a ritornare nel calcio che conta. Calderini è stato uno dei tanti che è passato insomma dalla Rondinella quando però giocava in Serie C ai professionisti. La palla è nella zona in questo caso di Iri Banchelli, che però non riesce ad agganciarla, quindi riparte il porta romana. Buona palla per Aragoni, che aggancia ma poi non controlla ed esce dal campo insieme al pallone. Rimessa con le mani ancora per la Lastrigiana, voleva velocizzare la manovra Calonaci, poi preferisce aspettare un attimo, quindi va corto. Tocco di ritorno, anzi no, si aspetta un attimo, poi alla fine la palla rimbalza, carambola, altra rimessa con le mani, ancora per la Lastrigiana, ancora con Calonaci, va a lungo a cercare Pagnotta. Giachi però è sul pallone. Con una rimessa laterale dietro l'altra sono arrivati. Piano piano guadagna metro su metro la Lastrigiana, adesso praticamente nei metri offensivi. Calonaci, ancora il tocco di ritorno per il numero 5 della Lastrigiana, che può andare al cross, poi alla fine viene atterrato. Punizione da posizione molto molto interessante, perché da quella zona ci sono tutti gli estremi, anche per cercare, e se andrà Pagnotta direttamente alla porta, Loris Pagnotta sa cercare la porta da quella posizione. Mentre siamo arrivati, posizione abbastanza insidiosa, vediamo cosa decide di fare. Chiaramente l'ha detto alle palle inattive, sia che siano punizioni che siano rigori, è proprio Loris Pagnotta che conta i passi. L'intenzione è che vada direttamente con il destro, direttamente in porta. Lo sa Iuri Morandi, che controlla maniacalmente la barriera. Parte Pagnotta dritto in porta, palo più lontano, palla larga però, nessun problema per Morandi. Beh, ha provato una conclusione molto difficile comunque, l'angolo lontano. Insomma lì devi dare potenza, precisione, far passare il pallone praticamente per tutta l'area di rigore, sono traiettorie da specialista. Sì, beh, Pagnotta lo è, quindi comunque ha fatto bene a provarci. Va al rinvio Morandi, la palla messa fuori e quindi rimessa ancora per il porta romana. Due squadre che l'anno scorso in realtà hanno concluso il campionato in posizioni molto molto inferiori rispetto a quella di quest'anno. Nel frattempo attenzione per Caragoni, da un gran pallone, poi la conclusione a rete da parte di Traversari, ci ha provato, palla alta però porta romana
alzato la testa. In questo caso ci ha provato proprio Traversari sull'ottima iniziativa di Aragoni, perché lì ci ha creduto andando a ravvivare un pallone di fatto potenzialmente morto, poi lo scarico di Calabretta proprio a cercare Traversari, il 15 che è andato con il destro esplodendolo alto sopra la traversa. Dicevamo però l'anno scorso due squadre che quest'anno hanno decisamente alzato gli standard. L'anno scorso il Porto Romana si è salvato senza grossi problemi, ma ha rischiato nella parte centrale, anche per l'Astrigiana, campionato diciamo di transizione, chiamiamolo così, mezza classifica. Quest'anno invece hanno prerogative, aspirazioni di alta classifica sia il Porto Romana che la Lastrigiana. Qua ci prova Lenzini, però forse si intestardisce un po' troppo, quindi Calabretta, che però sta facendo tanto lavoro anche difensivo, il numero 18 Umbro. Di fatto non è che stia facendo lo stesso lavoro di Mazzoni, mi sembra. No, no, infatti mi pare, e infatti si è visto anche Porto Romana che diciamo ha arretrato comunque un po'. Poi il baricentro, sì, ora non so se è cambiato qualcosa dal punto di vista del modulo. Comunque Calabretta adesso sono semplicemente magari i compiti in campo affidati a Calabretta, però decisamente sì, meno offensivo diciamo di Mazzoni, però è anche questa un po' la sua prerogativa rispetto ad un giocatore che è a tutti gli effetti un attaccante come l'ex Audax Rufina. Traversari atterrato, non c'è fallo e quindi ne approfitta il Porto Romana con il Lastrigiana, con Caggianese a spazio per andare col sinistro, buona traiettoria a cercare Pagnotta che forse perde l'attimo e di fatto la palla termina sul fondo. Qua Pagnotta non ci ha creduto, poteva anche buttarsi, sì, e cercare di buttare un pallone in qualche modo verso lo specchio, no? Sì, esatto, la sensazione è che non ci abbia creduto abbastanza. Supera. Riparte il Porto Romana, qua si prende qualche rischio in gestione Cirri, ma in qualche modo riesce ad uscire. Poi lo scarico di Aragoni, di fatto è sprecato. Mazzanti, Calabretta, ancora Cirri. Palla un po' imprecisa per Vanni, che però ha lo strappo giusto per andare, allarga bene nella zona di Traversari che aspetta la sovrapposizione. Traversari prova a girarsi, poi un dribbling di troppo, riesce comunque a trovare il compagno, ancora Vanni, poi alla fine la palla viene recuperata. Traversari atterrato, punizione, fallo da quella posizione anche in questo caso, possesso offensivo per il Porto Romana, 23 sul cronometro, 22 da giocare più eventuale recupero, sempre 0-0 tra Lastrigiana e Porto Romana, persiste l'equilibrio. Sì, sta facendo una grande partita Mazzanti nel Porto Romana. Sì, è vero, tanto lavoro sporco, lui che di solito ha gli strappi anche per andare a dettare il cambio di passo. Oggi questo lo abbiamo visto un po' meno, però tanto lavoro senza palla per il numero 8 del Porto Romana, che lì a centrocampo è un filtro imprescindibile. Sul pallone, se non sbaglio, va proprio Mazzanti. Sì. No, Mazzanti nel mezzo, no. A Traversari. Traversari sul pallone. No, neanche Traversari, è Calabretta con il destro, però traiettoria rivedibile, retropassaggio nella zona di Morandi e quindi si riparte sulla sinistra, prende tutto l'ampio margine il pallone al Porto Romano. Attenzione perché qua c'è il cartellino giallo per Niccolò Galasso, che qua compie una leggerezza di troppo diciamo in gestione e alla fine nel tentativo di rattuppare è costretto al giallo, ma di fatto regala il pallone e il possesso alla Lastrigiana. Beh, in quella situazione, una volta persa palla, ha cercato di recuperarla subito. Secondo è stato nel controllo, come hai detto te. Secondo ammonito di questa partita, il primo per il Porto Romana, il primo era della partita era stato Andrea Calonaci, altro giocatore di grandissima qualità ed esperienza, il numero 5 della Lastrigiana. Tocco di mano di Calabretta e quindi si riparte con il possesso per la Lastrigiana. Rosi ha spazio per andare, poi riesce il tocco di ritorno, ancora Rosi prova ad andare con il destro, la chiusura da parte della portiere della Porta Romana. Classe 93 Alessio Rosi, che ci ha provato. Questa è stata una bella iniziativa, un'occasione abbastanza nitida possiamo dire, anche se la conclusione non era comunque irresistibile. La risposta comunque di Morandi in angolo,
E non è finita quindi, altra chance per la Lastrigiana dalla bandierina. Salgono tutti, sale anche Cordioli, il pallone è proprio per Cordioli, però braccato. E quindi Banchelli non rischia niente, va allo scarico, alleggerisce la pressione nella zona di Corradi, che fa traslare sull'altro lato. E quindi altra verticalizzazione, palla profonda a cercare soltanto Yuri Morandi, secondo tempo magistrale il portiere del Porta Romana. Sì, diciamo che dopo quell'errore nel primo tempo che è quasi costato il gol. Per ora sta facendo veramente un gran secondo tempo, sì, è vero. Rispetto agli errori della prima frazione, uno soprattutto, beh, quello sì, che ha innescato Caggianese. Sì, sì, in effetti alla fine è vero, è stato un errore che però poteva costare caro. Palla rimbalzante che poteva mettere in difficoltà la difesa del Porta Romana, che comunque riparte. Vanni, solite geometrie precise, chirurgiche sulla sinistra. Verticalizzazione, quella di Galasso. Partita intermittente del 3 del Porta Romana, che ha alternato buonissime cose a distrazioni un po' troppo, diciamo, basilari, no? Sì, comunque propositivo. Vanni, nella zona di Cirria, spazio anche per andare, ritorna da Vanni, anzi è Calabretta, ancora Calabretta con il sinistro, ha provato ad andare con la conclusione il numero 18 del Porta Romana, palla però totalmente larga. Ha giocato in Serie D, Calabretta anche con la maglia dello Spoleto, e poi l'eccellenza, come detto, con la squadra di Assisi, l'Assisi Subasio. Riparte la Lastrigiana, sempre sull'esterno, anche in questo caso però Giachi in anticipo. Se il Porta Romana è ancora sullo 0-0, lo deve prevalentemente al 5 al proprio numero 5. Sì, una grande partita veramente. Ecco. Gran lavoro quello di Mazzanti, che lascia lì l'avversario, e qua Lenzini si prende il cartellino giallo, ammonito anche il numero 4 della Lastrigiana. È stato Mazzanti a provare lo strappo a centrocampo. Punizione quindi sul pallone, va anche in questo caso Alessandro Calabretta. Classe 94, in Serie D, oltre alla maglia dello Spoleto, ha vestito anche quella del Cannara. Quindi viene da stagioni comunque molto molto interessanti il numero 18 del Porta Romana. Ci stiamo avvicinando alla mezz'ora di questa ripresa. Il pallone è al centro dell'area, dove però ci sono solo maglie biancorosse. Quindi Corradi lo lascia lì, Galasso, gran lavoro del numero 3 del Porta Romana. Poi atterrato, e quindi cartellino giallo, un altro. Atterrato il numero 3 del Porta Romana, punizione, e quindi ammonito anche Caggianese. E adesso, insomma, i cartellini gialli stanno iniziando a fioccare con una certa regolarità. Beh, sì, anche perché comunque i ritmi si sono forse leggermente abbassati, ma non l'aggressività. È vero. Dei giocatori in campo, almeno poi forse le squadre adesso sono molto più lunghe, non molto, ma comunque sono più lunghe rispetto al primo tempo, e quindi il fallo è anche una naturale conseguenza. Sì, cioè, sì, diciamo un maniglione antipanico per evitare qualcosa di peggio. Calcio di punizione per il Porta Romana. Sì. Parte la traiettoria, che però fa poca strada. Si ritorna però dal mittente, quindi altra chance per Calabretta, che sulle palle native per ora non benissimo. Non benissimo, no. Rimessa con le mani, ancora per il Porta Romana comunque. Cioè, la sensazione è che comunque possa essere una palla inattiva o un episodio del genere, comunque a sbloccare una gara. Molto molto bloccata, è vero. Traversari, lo scarico nella zona dove c'è tanto traffico. Molto alto il baricentro difensivo del Porta Romana, ed è un rischio questo chiaramente che è pronto a correre la squadra di Lacchi. Doppio cambio per la Lastrigiana quando siamo arrivati alla mezz'ora della ripresa. Allora, vediamo chi esce. Escono Rosi e Pagnotta, se non sbaglio. Rosi di sicuro, anche Pagnotta. Esce anche Pagnotta, e quindi due cambi sicuramente offensivi. Entra Duccio Berti.
l'altro ad entrare è il numero 18, Matteo Bettazzi. Quindi due cambi prettamente offensivi, entra Berti, entra Bettazzi, insomma due giocatori che chiaramente possono dare freschezza in avanti alla Lastrigiana. Di fatto probabilmente non cambierà nulla, anche se adesso il porto romano che da qualche minuto sta provando ad attaccare, Vanni alza uno strano campanile che prova ad addomesticare Aragoni, palla a spiovere, al secondo tentativo riesce a rimettere nel mezzo, palla però un po' imprecisa a metà strada che innesca la ripartenza della Lastrigiana. Campo aperto per il nuovo entrato, proprio lui Bettazzi che va ad allargare nella zona di Berti che però non ci arriva. E qua però Bettazzi forse poteva anche azzardare a partire palla al piede un po' più in profondità, sì, visto che è più fresco, aveva spazio, aveva campo. Comunque riparte la porta romana che se l'è vista brutta o potenzialmente brutta, rimessa con le mani ancora per la Lastrigiana, una partita che si sta giocando un po' diciamo a scacchi, prima predominanza della Lastrigiana, poi da qualche minuto invece sono gli ospiti a cercare il Pertugio per andare a far male. Adesso è lo affondo da parte di Bellini che guadagna di stile il calcio d'angolo. Buonissima partita anche quella di Leonardo Bellini, il numero 7 della Lastrigiana. Angolo adesso per i padroni di casa, sul pallone va proprio nuovo entrato Matteo Bettazzi. Tanti blocchi, tutto il porto romano in area di rigore, sa che le palle inattive sono una carta importante per la Lastrigiana. Pallone al centro, di fatto la spizzata fuori e quindi rimessa ad allargare, però esce molto bene il porto romano con Calabretta. Alla fine la palla torna al mittente, torna a Morandi, ma quando ormai non ci sono più pericoli, Morandi che indica subito di andare veloce, lungo, in profondità, palla molto lunga però rimbalza, mette un po' in difficoltà in questo caso Calonaci il suo portiere Muscas, che esce per levare ogni pericolo e va subito al rinvio, si va subito a cercare la verticalizzazione e la profondità con le squadre molto lunghe. Chiaramente adesso i due portieri cercano molto le palle lunghe, le palle in profondità. Vanni allarga sempre alla sinistra, poi ritorna sempre dal compagno, alla fine nessun problema però per Biondi che va a lungo, ancora Vanni, deve lottare con Duccio Berti, lo fa fuori, poi va a retropassaggio, attenzione perché stava arrivando Caggianese, e di fatto Morandi però in netto anticipo, deve però mettere fuori, non riesce ad essere preciso nel rinvio, rimessa con le mani per la Lastrigiana che senza palla si sta muovendo molto molto bene. Sì, i ritmi sono decisamente calati, però gli equilibri no, non si sbloccano ancora. Altra palla in verticale, adesso accanto a Caggianese ci sono anche Berti e Bettazzi pronti a dare uno strappo offensivo in più. Caggianese recupera un ottimo pallone, ancora l'ex Malisetti Tobianese, questa volta non bene Giachi che però non li lascia un attimo, ancora Caggianese entra in area, va fino in fondo, atterrato, rigore. Ed è calcio di, calcio di rigore, questo è quello che sembra, no non è calcio di rigore, no, 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 ho visto un gesto, ha indicato come se confuso. Fosse stato calcio di rigore, in realtà non ha indicato il dischetto ma ha indicato il fondo dell'arbitro, sì. Comunque attimi di panico soprattutto in zona porta romana. Palla in verticale questa volta recuperata dalla difesa della Lastrigiana, palla in verticale, poi buono Calabretta alla centrocampo, Cordioli in anticipo, non c'è fallo su di lui forse perché l'arbitro ha lasciato correre. Però per Cordioli approccia la partita dal minuto 15 in cui è entrato fino a questo momento su altissimi livelli, sì, non è un caso. La linea, abbiamo sbagliato magari in occasione di questo presunto rigore, perché comunque in generale anche la linea dell'arbitro sull'arbitraggio appunto è molto... Sì, all'inglese, no? Possiamo dire. Palla nel mezzo a cercare Duccio Berti, miracolo di Yuri Morandi che qua ha compiuto un altro autentico miracolo negando il gol a Duccio Berti. Sì, dicevo che i falli che ha fischiato non sono stati pochi, ma comunque sia non ogni minimo contatto, ecco. Minuto 35, 10 da giocare, calcio d'angolo per la Lastrigiana, altra chance sempre da quella posizione, come al solito tutto il porta romana nella propria area di rigore, ma là chissà che c'è bisogno di un cambio, infatti
si stanno riscaldando alcuni giocatori, parte il cross sul primo palo e poi Bellini non riesce ad indirizzare verso la porta, palla che attraversa tutta l'area piccola in girata, ancora una volta la Strigiana ha tanto così dall'1-0. Sì, possiamo dire senza ombra di dubbio che comunque la Strigiana ha avuto molte più occasioni per passare. Quello sì. E allora, ancora cambi quindi per il porta romana al 36esimo. Esce Alessandro Vecchi, se non ho visto male. Entra Tommaso Franchi. E poi c'è stato anche l'ingresso in campo di Davide Mearini. E quindi è uscito Cirri. Quindi fuori Cirri e Vecchi, dentro Mearini e Franchi. Di fatto quindi ora vedremo se cambierà qualcosa in difesa, perché è uscito un difensore, è entrato un centrocampista. Tommaso Franchi reduce da alcune stagioni molto positive in Serie D con la Rignanese prima dell'arrivo alla porta romana. Tra l'altro l'anno scorso reduce anche da un brutto infortunio che gli ha un po' influenzato anche parte di questo avvio di stagione, rientrato però a pieno carico. Qua è uscito Morandi per anticipare subito le frecciate della Lastrigiana. Matteo si alza il pallone, forse nel tentativo di andare a ribaltare in rovesciata, ha preferito mettere fuori, di fatto pasticciando un po' e regalando il pallone alla Lastrigiana, la posizione offensiva. Bettazzi, c'è la copertura subito di Franchi che prova ad entrare in partita, lo fa subito con grandi ritmi, andando a recuperare anche su Bellini. 7 contro 13 alla meglio, in attacco il giocatore della porta romana, palla in attacco di Bellini, poi c'è qualche scaramuccia, fatto sta che alla fine è possesso per il porta romana. Quando siamo arrivati al 38esimo, 7 da giocare più eventuale recupero, sempre 0-0 in una partita che per ora sta raccontando fedelmente che il risultato, diciamo, forse a quelli alla Lastrigiana sta leggermente stretto, però diciamo che nel complesso è, possiamo dire, giusto. Sì, senz'altro. La Lastrigiana ha avuto qualche occasione in più, però entrambe le squadre se la sono giocata bene. Chiaramente, come hai detto qualche minuto fa, Simone, è una partita che può essere definita anche dai dettagli, dalla cura nel dettaglio. Le squadre così bloccate, l'episodio può, come poi spesso accade nel calcio a qualunque livello. Viene innescato anche in questo caso Duccio Berti, che forse si aiuta con un braccio, almeno questo è quello che reclama la panchina del porta romana, ma si continua. Caggianese per Berti, il cross per Bettazzi è totalmente fuori controllo e quindi rinvio per il porta romana. Morandi continua a lamentarsi con l'arbitro, probabilmente perché hanno visto nitidamente un tocco di mano di Berti che si è aiutato nello stop. Questo chiaramente da impresa diretta era molto difficile da vedere, eh. Sì, è mancata da parte della Lastrigiana un po' di precisione negli ultimi metri. Va al rinvio adesso Iuri Morandi. 5 da giocare, anzi 6 da giocare, però di fatto siamo entrati nel 40esimo. Ritmi, come detto, in questo secondo tempo non altissimi. Franchi aggancia sempre con stile, poi ne ha due addosso Calabretta anche in questo caso a tenere il pallone. Poi il possesso è per il porta romana. E quindi palla per Vanni. Porta romana che... Ancora Vanni. Palla però sbagliata e quindi ne approfitta la Lastrigiana che va in ripartenza ancora con Lenzini, che però ne ha due addosso, deve dare respiro alla manovra e lo fa benissimo cambiando totalmente versante. Poi lo scarico della zona di Corradi che va in verticale, c'è qualche spintone a centrocampo non ravvisato dall'arbitro, quindi Bellini
prova a trovare il pertugio sulla destra, non ci riesce, e quindi altra chance per il porta romana. Franchi va in verticale a cercare in quel caso Mearini, classe 2002, pronto a sostituire Alessandro Vecchi come terminale offensivo del porta romana. Un porta romana che a cui manca la vittoria. Addirittura dalla gara contro il Fogliano, una sola vittoria nelle ultime 8 giornate. L'unica vittoria delle ultime 8 partite risale addirittura alla partita in casa del Fogliano 1-0, mentre l'ultima vittoria interna risale addirittura al 27 ottobre, 1-0 in casa contro la Zenit Audax. La decise Connor Corboi oggi alla Lanciotto Campi. Gestione per Caggianese, molto pericoloso con il suo sinistro, palla nel mezzo, attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno riesca a prendere il pallone. Possibilità per ripartenza per il porta romana, verticalizzazione, palla molto profonda a cercare Mearini, stoppato però bene dalla difesa della Lastrigiana. Poi qualche intervento in lotta greco-romana, ne prova subito ad approfittarne in velocità la Lastrigiana, subito fermata però. E quindi punizione adesso per i padroni di casa, 42 sul cronometro. Proteste del pubblico, ma adesso chiaramente il traguardo, siamo sul filo del rasoio, però vedo nel traguardo Astrigiana e Porta Romana che cercano, sì, comunque fino a questo momento non sembrano ancora essersi accontentate del pari, del segno X. No, avevamo detto che il pari non sarebbe andato bene a nessuna delle due. Infatti stanno provando anche in questo caso a spingere fino all'ultimo, provando il forcing finale, lo strappo negli ultimi 100 metri di questa sfida. Rimessa con le mani ancora per il porta romana, però anche in questo caso gestione abbastanza pasticciata, quindi ne approfitta in questo caso Franchi, si fa vedere Mazzanti, sovrapposizione però Mazzanti fa un gran lavoro e ritorna ad attraversare, che va all'aggancio, poi l'appoggio, il cross di Galasso è buono, c'era anche Aragoni nel mezzo, libera la difesa della Lastrigiana che è ben posizionata. Ancora Galasso. Sì, quello che ti dicevo prima di Mazzanti, insomma, uomo d'ordine ma anche con qualità importanti. A giocare sia di spada che di fioretto il numero 8 del porta romana, oggi è servito molto anche perché lì a centrocampo è mancato, e forse si è sentita anche la mancanza di caro Alberto Caschetto, che comunque tra i tre squalificati nella gara contro le Badesse è quello che di fatto ha avuto l'esito migliore, perché una sola giornata, sarà già a disposizione nella gara tra 7 giorni contro il San Gimignano. Come detto invece per la Lastrigiana, la prossima trasferta sarà ad Anghiari, nel campo tutt'altro che ospitale della Baldaccio Bruni. Insomma, il calendario adesso non sorride alla Lastrigiana e Porta Romana, soprattutto alla Lastrigiana in realtà, e quindi oggi a maggior ragione c'erano bisogno di 3 punti per la squadra di Calderini. Calabretta vede centrale Mazzanti, ha spazio per andare. Ancora Mazzanti, allarga, palla forse un po' arretrata ma comunque precisa per Galasso, che può andare al cross, vede e serve Tommaso Franchi. Gioca nello stretto il porta romana, poi Mazzanti rischia qualcosa, in qualche modo il pallone ritorna nella sua zona. Dà respiro alla manovra, cercando, coinvolgendo anche l'ex San Giovannese Vanni. Palla tornata al mittente. E poi la Lastrigiana preferisce non rischiare nulla, però è un secondo tempo in cui negli ultimi 20 minuti il porta romana sta provando ad attaccare con frequenza, con uomini e anche con intelligenza, tanto possesso palla nella metà campo della Lastrigiana. Sì, la Lastrigiana mi sembra che abbia perso un po' di ritmo, forse lo sforzo fatto soprattutto nel primo tempo sta incominciando nel finale a... Sì, è anche vero che però la Lastrigiana ha cambiato, sì, effettivamente prevalentemente in attacco, ha fatto il doppio cambio. Sì, dicevo con il resto della squadra magari non è più capace di accompagnare la manovra come prima. Calderini allenatore in realtà che non è molto, diciamo, generoso con i cambi, molto parco nella gestione delle sostituzioni, confermata anche qui alla Strassinia. 5
i minuti da giocare ancora, perché si giocherà fino al 95esimo. Franchi, gran lavoro qua nello stretto, ancora Tommaso Franchi cerca la conclusione diretta in porta, aveva visto Muscas leggermente fuori dai pali o comunque non ben posizionato, ci ha provato Franchi, palla però terminata alle braccia di Muscas. Sì, è una gara che ha avuto molte interruzioni, il recupero ci sta. Provato al 90esimo esatto Tommaso Franchi, altra pallone in verticale, sta continuando comunque a crederci il porta romana, un po' in difficoltà sulle gambe la lastrigiana di Calderini, che sta provando a difendersi in realtà non con troppa lucidità, non con troppo ordine, lo sa il porta romana e sta provando a dare adito alle ultime forze rimaste, però attenzione alle ripartenze come in questo caso la squadra della Sarsina ci ha provato con Bettazzi, che però di fatto si è accontentato della rimessa con le mani. Lenzini, profondità cercata ma non trovata, arriva subito Yuri Morandi, un secondo tempo da applausi per il portiere del porta romana, lui e Giachi, i due migliori in campo del porta romana senza dubbio. Calabretta tiene questo pallone, poi va a cercare subito Franchi, adesso con Franchi e Calabretta a centrocampo c'è molto più fosforo per un porta romana che appunto a centrocampo ha sensi importanti, però Calabretta e Franchi per ora stanno dando lucidità al gioco dalle retrovie della squadra di Stefano Lacchi. Anche Mazzanti, bella palla in questo caso per Traversari, va al cross, palla nel mezzo, Mearini anticipato di un nulla, calcio d'angolo per il porta romana che sta provando a crederci in questo finale molto molto caldo, lo sanno anche gli attaccanti della Lastrigiana e quindi entrano in area di rigore a chiudere anche Berti e Caggianese, palla nel mezzo, il colpo di testa rimesso lì, tanta confusione e alla fine la palla non riesce ad entrare, Franchi ci prova, incredibile, incredibile quello che è successo. Nella muraglia difensiva della Lastrigiana ci hanno provato un po' tutti, l'ultimo in ordine cronologico Tommaso Franchi, ma cosa è successo in quella zona? Una serie di occasioni clamorose. Al minuto 92 ci ha provato diciamo Franchi come ultimo uomo, però in realtà lì sono stati tanti a provarci in quel fazzoletto di campo davanti alla porta di Muscas. Ancora Franchi, palla nella zona di Mearini e poi Calabretta, non riescono i due a mantenere il possesso. Adesso è Vanni l'uomo più arretrato del porta romana, Aragoni nel mezzo, il colpo di testa a cercare in questo caso Mearini, palla imprecisa però per il 20 del porta romana, però quanta qualità offensiva del porta romana che forse si è svegliata un po' troppo tardi, però quando ha iniziato a spingere sta facendo veramente con tantissimi diciamo che uomini. Se prima dicevamo tanta che qualità. La Lastrigiana dei punti avrebbe meritato quest'ultima occasione. Ha un po' appaiato, ecco, i piani, sì. Diciamo così, diciamo è vero. Rende il pareggio. Da veridicità al risultato che per ora tiene botta anche al 93esimo o inoltrato, anzi 94esimo, qua alla guardiana di Lastrassigna. Perde un pallone critico Giachi, poi lo recupera, anzi no, Caggianese, punizione. Per la Lastrigiana, cartellino giallo anche per Giachi. Ed è il secondo ammonito per il porta romana, il quinto totale di questa sfida. Paradossalmente l'ultima chance di questo match nel momento migliore del porta romana ce l'ha proprio la Lastrigiana. È uscito Pagnotta e quindi adesso c'è Bettazzi, ma c'è anche Calonaci, ora vedremo. Bettazzi con il destro, Calonaci col sinistro. Ne posiziona addirittura 5 in barriera Yuri Morandi. Vedremo se andrà Bettazzi o Calonaci. Va Bettazzi con il destro, ha cercato l'angolo più vicino, non l'ha trovato e probabilmente qua cala il sipario 0-0
tra l'Astrigiana e Porta Romana, un pareggio che forse non serve a nessuna delle due squadre per l'alta classifica, ma che premia la grande qualità nel palleggio di due squadre che hanno dimostrato ancora una volta di dichiararsi in lotta per i piani alti. Sì, è mancato soltanto il gol, abbiamo visto comunque l'Astrigiana che fino al 90esimo ha meritato forse la vittoria, ma l'ultima occasione del Porta Romana, come abbiamo detto prima, ha bilanciato tutto. È tutto dallo stadio La Guardiana di Lastrassigna, l'Astrigiana 0, Porta Romana 0, grazie anche a Rolando Beccheroni in regia per TV Prato. Voi ovviamente continuate a seguirci, un saluto anche da Lorenzo Agostini, continuate a seguirci sempre qua su TV Prato.